Ciao e benvenuti in questo nuovo video decorazione Bullet Journal. Per il mese di marzo come tema ho scelto principalmente quello delle margherite, perché finalmente stiamo per arrivare alla primavera, che è la stagione che amo di più in assoluto. C'è lo sbocciare dei fiori, le giornate che si allungano, insomma amo questo periodo perché, non lo so, per me è come una sorta di rinascita, e quindi le margherite mi sembravano adatte per rappresentare questo mese. Ma ho deciso di disegnare anche le Polaroid perché io amo moltissimo le foto e adoro appunto scattare le istantanee, quindi associare entrambe le cose insieme, non lo so, mi è piaciuto molto, le ho trovate molto azzeccate. Fatemi sapere ovviamente se a voi piace questa combinazione. Qui ho praticamente riportato un'immagine che ho visto su Pinterest, perché io uso sempre Pinterest per trovare ispirazione, e quando ho visto questa immagine me ne sono follemente innamorata, quindi ho provato a rappresentarla, a ricrearla al meglio, ed ho utilizzato per colorare gli acquerelli, ed è una cosa che non facevo da tantissimo tempo e devo dire che mi sono divertita molto. Purtroppo questo bullet ha le pagine abbastanza sottili, quindi non è proprio adatto, insomma, da utilizzare con gli acquerelli, però devo dire che dai, non è andata male e il risultato finale mi strapiace tanto. Come colori ovviamente ho scelto di utilizzare maggiormente il rosa, il giallo, ma anche colori come il lilla, il verde, insomma ho cercato di mettere tanti colori perché appunto, non lo so, avevo bisogno di vedere tutte le varie pagine belle colorate. Io spero che questa decorazione vi piaccia, che magari vi sarà di ispirazione per decorare il vostro bullet o la vostra agenda. Se vi piace vi ricordo di lasciarmi un bel pollice in su per farmelo sapere, e se non siete ancora iscritti al canale vi ricordo di farlo, così non vi perderete i prossimi video. Io aspetto di leggere i vostri commenti perché insomma mi farebbe piacere sapere che tema avete scelto voi per questo mese e se vi piace quello che ho realizzato io. Adesso vi lascio alla visione del video con un sottofondo musicale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! What's there to say? There's nothing but space in between you and I. It's okay that we change, but it feels kinda strange that you're not in my life. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding like the moon. I should've told you that I loved you one more time, one more time, one more time. I should've told you that I loved you one more time, one more time, one more time. I should've told you that I loved you every night. Oh, that's on my mind. I should've told you that I loved you one more time. One more time. Would you have stayed if I had been honest with you from the start? Don't say it's okay if I'm falling and you're running away. You're the only one that saves me when I'm alone. You're the only love that I've ever known. But we turn into a flower that never grows. I was hiding like the moonlight that never shone. I should've told you that I loved you one more time, one more time, one more time. I should've.
should've told you that I loved you one more time, one more time, one more time. I should've told you that I loved you every night. Oh, that's on my mind. I should've told you that I loved you one more time, one more time. I should've told you that I loved you one more time.